Bene, allora riprendiamo ancora il lavoro. Riprendiamo il lavoro, obiettivo di questa sessione, di questa settimana di lavoro è ascoltare, diciamo, l'elaborazione, la proposta che ci viene da una delle esperienze che si sta esprimendo all'interno di questo percorso, in particolare da un collettivo di donne femministe, contadine, che è tutte giù per terra. Che è nato all'interno dell'esperienza di IAFO per la Terra. Miriam Corongiu ci racconterà, diciamo, qual è la riflessione, quali sono le proposte. Miriam, ti presento, non so se tu lo conosci, ti presento Tano Malagnino, Sì. che è il tuo presidente. Ciao Miriam. Quindi, così parlatevi fra di voi, conoscetevi, grazie anche a Fabio, a te Miriam. Sì, buongiorno a tutti e tutte. No, Tano chiaramente l'ho ascoltato molte volte in radio perché poi il mio approccio ad altra agricoltura in generale, no, a parte la conoscenza personale con Gianni, che c'è stata nel corso del tempo per diversi motivi, perché io sono campana e sono pre-contadina ovviamente, ma soprattutto attivista, agroecologista ed ecologista tra i movimenti per la terra dei fuochi sul Tobio-Cidio. Quindi con Gianni insomma ci siamo veramente incrociati in questo percorso. E quindi il mio approccio ad altra agricoltura in realtà è stato proprio attraverso l'esperienza della radio in maniera più vicina e anche più capillare, cercando di approfondire insieme ovviamente determinati concetti. E la radio per me è stata una grande scuola politica, Gianni lo sa, io l'ho detto molte volte. Devo dire, in questo periodo che non c'è stata né mancata, la devo dire questa cosa perché effettivamente al mattino ascoltare anche solo il notiziario, no? E quindi stare dentro quello che accade, il mondo dell'agricoltura anche a livello internazionale, dal punto di vista locale è assolutamente importante, quindi è stata un'ottima esperienza. Proprio dentro Radio Iacue è nato questo gruppo di elaborazione che si chiama appunto Tutte giù per terra e un gruppo giovanissimo alla fine, proprio luglio 2020, quindi abbiamo all'attivo un paio di trasmissioni, è una conoscenza insomma che è tutta da sviluppare. Abbiamo cercato di sviluppare insieme alcuni argomenti, abbiamo cercato di mettere insieme soprattutto note di metodo per portare avanti insomma quella che è la Costituzione del gruppo in quanto tale, ma soprattutto di capire di che cosa hanno bisogno le donne in agricoltura. E quando parliamo di donne in agricoltura, non diciamo soltanto le donne imprenditrici, e di certo non parliamo delle donne grandi imprenditrici. Ma soprattutto di quel locale, di un apparato normativo che metta loro in condizione poi di svolgere il proprio lavoro. Una parte, l'altra parte ancora è quella ovviamente legata al mondo bracciantile, che la componente della donna in agricoltura dal punto di vista bracciantile è in enorme espansione. Se leggiamo quelli che sono i dati di ActionAid e del CREA, quindi del Centro Ricerche in Agricoltura, incrociati con i dati IMSS sui contratti a tempo determinato nel periodo che va dal 2007 al 2017 e li leggiamo con quelli dell'Osservatorio Placido Rizzotto e della FLAI CGIL, noi assistiamo a una femminilizzazione del processo migratorio, quindi parliamo di braccianti donne in Italia, che ha livelli esponenziali, cioè parliamo intorno al 211% come incremento. Quindi uno degli argomenti che ci poniamo come centro, diciamo, della nostra riflessione e spero in futuro anche della nostra azione, ma che estenderei un po' a tutta altra agricoltura, è alla fine lottare per spingere il governo centrale perché si metta al centro questo discorso e lo si faccia attraverso le politiche di genere, non soltanto quelle relative alle migrazioni in quanto tali, ma alle migrazioni al femminile, che hanno un portato totalmente diverso. Infatti noi ci poniamo in realtà, e tutto quello che dirò è in fase di elaborazione, quindi noi abbiamo semplicemente nucleato alcune cose, ma ci auguriamo di poterne discutere in maniera più accurata. Allora, innanzitutto ci siamo richiamate alla carta delle donne contadine della Via Campesina, quindi a un femminismo contadino e popolare, in cui la parola femminismo non è il contrario di maschilismo. Io questa cosa, cioè l'esatto opposto, o comunque insomma si richiama al concetto di maschilismo. Queste sono posizioni
femministe che non c'entrano assolutamente niente con quello che è il femminismo moderno o con quello che intendiamo assolutamente noi per femminismo. Noi non intendiamo scalzare, diciamo così, cioè, come dire, assumere una posizione preminente rispetto agli uomini. Noi, al contrario, cerchiamo attraverso quella che è la riflessione su quella che è la nostra subalternità e quella che è la nostra invisibilità di riprenderci, e questo è un verbo che prima Gianni ha utilizzato molte volte prima, riprenderci quello che è nostro, riappropriarci dei nostri spazi. Per fare queste cose, noi non possiamo parlare soltanto di donne in agricoltura, noi dobbiamo parlare di femminismo in agricoltura. Sono due cose completamente diverse. Allora, noi dobbiamo uscire da questa invisibilità e quindi per farlo dobbiamo cominciare da un metodo. Da un metodo, poi parlando con Fabio, questa è una cosa di cui si può discutere, non è strettamente nemmeno legata all'esperienza di Radio Yahweh, cioè questa è sono concetti che io butto sul piatto. Vediamo insieme come strutturarli e capire come si può andare avanti su questo punto. Però la nota metodologica è importante. Significa nel percorso femminista riprenderci innanzitutto la nostra voce. Cioè le cose le dobbiamo fare noi, non c'è verso da questo punto di vista. Dobbiamo essere noi a studiare, dobbiamo essere noi a stare insieme, dobbiamo essere noi a trovare la strada per riprenderci questa nostra voce, non soltanto nei confronti della politica, ma io lo dico da attivista e penso che qualunque donna lo possa dire da qualunque prospettiva, ma all'interno di ogni contesto, che significa anche fra quelli non solo in famiglia, dove il patriarcato è maggiormente repressivo, soprattutto al sud ancora, non soltanto sul posto di lavoro, dove ancora siamo soggette non solo a molestie di ogni tipo, ma sicuramente ad una subalternità. Ad un'inferiorità che è ancora notevole se guardiamo gli stipendi, anche dal punto di vista nazionale, per alcune mansioni siamo retribuite in maniera diversa, ma lo dobbiamo fare anche in questi contesti, in quelli associativi, in quelli politici, dal basso e in quelli di lotta. Quindi diciamo che gli argomenti sono assolutamente tanti, il modo per affrontarli lo dobbiamo trovare insieme. È chiaro che la donna in agricoltura non può essere slegata, a nostro avviso, da quella che è una prospettiva agroecologica. Il lavoro di cura della terra, il lavoro di cura degli ecosistemi non può essere di natura convenzionale. Il lavoro di cura che è prettamente legato anche alla figura femminile non può essere di natura industriale, non può essere di natura convenzionale. È invece il rispetto per quella che è la terra in quanto tale e del resto, le statistiche europee ce lo dicono in maniera anche molto chiara. Noi siamo il 30% delle donne in agricoltura, parlo a livello imprenditoriale, non bracciantile. Il 30% delle donne, in Italia più o meno la percentuale è questa, con punte al sud del 35%, ma noi abbiamo un'incredibile capacità di innovazione dal punto di vista dell'ecologia e siamo fra, lo dice questo sempre l'Europa, le statistiche europee, quelle che sono maggiormente brave nella gestione delle aziende multifunzionali. Queste sono dati statistici, insomma, nelle quali io, per esempio, nei quali io mi ritrovo molto, molto, perché insomma tutte le colleghe che conosco io, insomma, sono esattamente legate ad un certo tipo di contesto e sono quelle che spingono di più verso il cambiamento radicale dell'azienda, il passaggio verso l'agroecologia, che è una transizione, ovviamente, non è un'imposizione, ma è un passaggio che va strutturato nel tempo, che va però sostenuto e per il quale vanno richieste determinate e specifiche politiche. Inoltre riteniamo, insomma, di dover riflettere, scusate, io ho preso qualche appunto e il documento che ho passato poi a Gianni penso che riassuma ovviamente un po' tutto quello che sto dicendo adesso, quindi può essere detto da tutte. Dobbiamo passare quindi attraverso una consapevolezza e l'emancipazione, ovviamente, che viene attraverso il metodo. Noi chiediamo relazioni altre e dobbiamo quindi chiaramente cercare di capire come fare per riprenderci anche dal punto di vista relazionale questa nostra parità. Dobbiamo assolutamente sviluppare saperi che siano nostri, quindi saperi che siano legati ovviamente a quello che è più specifico ruolo delle donne in agricoltura, quindi dal punto di vista della pratica aziendale, della pratica associativa, della pratica politica, eccetera. Saperi che sono legati all'agricoltura come scienza della restituzione e della rigenerazione dei territori, e queste sono parole di Vandana Shiva, che mi sembra insomma sia una delle figure femminili e femministe
che oggi, insomma, abbiano un peso importantissimo dal punto di vista del ruolo delle donne in agricoltura, approfondimenti in temi di agromafia, caporalato, ottimizzazione dei processi migratori e approfondimenti sul legame fortissimo che insiste fra la violenza di genere e la violenza ambientale che viene perpetrata soprattutto attraverso l'agricoltura. Quindi noi in realtà abbiamo una scaletta enorme di cose da fare, ma soprattutto sulle quali riflettere. Cioè io questo chiederei in primo luogo. Gruppi di studio su fenomeni che non conosciamo nella maniera più assoluta. Quindi stare insieme significa fondamentalmente questo, darci l'opportunità di capire fin dove è penetrata la violenza di genere nei nostri contesti e della quale noi non ci rendiamo conto, vi assicuro che non ce ne rendiamo conto, perché è talmente strutturata a quella che è la questione, che è perfino difficile capire dov'è la prevaricazione e dove non c'è. Quindi la prima cosa è capire che significa donne in generale, poi donne in agricoltura. Sviluppare ovviamente quelle che sono delle pratiche specifiche e sviluppare poi delle campagne, un movimento vero e proprio di lotta, capire insieme che cosa si può fare per tornare centrali dal punto di vista normativo in un posto in cui, che è quello dell'agricoltura, siamo già centrali e lo dicono le statistiche. Una delle cose che ci siamo dette, insomma, che potremmo portare avanti, perché di questo piccolo gruppo che spereremo, insomma, si ampli nel tempo e che riesca a essere, perché questi strumenti ci consentono anche a distanza di fare approfondimento, di fare studio, di fare organizzazione di lotta. Quindi le piattaforme mediatiche sono assolutamente informatiche, sono assolutamente fondamentali, insomma, per stare insieme. È quella del reddito di cura. Fra le persone che si sono riunite, fra le donne che si sono riunite in questo primo nucleo di riflessione c'è Stefania Bacca, ma ce ne sono tante altre. Io vedo qui c'è Arcangela, c'è Katia, c'è la stessa Maddalena, che insomma noi abbiamo, io porto un cognome sardo, sono sarda per metà, insomma mi ha fatto pure piacere sentire il suo accento, che a me manca sempre un po'. E ci sono tante altre persone, ma c'è Stefania Barca, che è una ricercatrice in ecologia politica femminista all'Università di Coimbra, che è uno dei tanti titoli che ha, e Stefania è una delle principali attiviste per la campagna sul reddito di cura a livello europeo. Il reddito di cura, ve lo introduco, ma in realtà poi forniremo anche molti documenti al riguardo. Il reddito di cura, è praticamente una campagna che è nata durante il periodo del Covid e soprattutto in America con questa lettera aperta però a tutti i governi di ogni continente, in cui il lavoro di cura che le donne normalmente svolgono a tempo relativo non solo non è stato mai preso in considerazione, perché solo il lavoro retribuito viene considerato lavoro, quello che facciamo noi a casa non lo è. E quello, tra l'altro, per le donne in agricoltura è una sommatoria poi di carico di lavoro incredibile, perché statisticamente la giornata delle donne in agricoltura non finisce veramente mai, perché non, il nostro lavoro di cura della famiglia, della terra, del lavoro, eccetera, eccetera, è un continuum che non cessa mai di esistere. Quindi noi siamo lavoratrici H24, non vero senso della parola, senza turni e senza niente. Quindi durante il periodo del Covid, quando c'è stata la quarantena, il lavoro di cura è enormemente aumentato perché ci siamo ritrovate chiuse in casa e quindi abbiamo dovuto ancora di più sommare le due cose, insomma. Che cosa è successo? Che questo lavoro non è stato riconosciuto durante il periodo di Covid tra le tante richieste di reddito che sono state fatte, quindi è partita questa campagna, il reddito di cura dovrebbe essere destinato e inserito comunque nel Green New Deal europeo destinato a tutte le donne e le figure marginalizzate, che poi parliamo di comunità molto più ampie, di quelle soltanto, che siano soltanto femminili, alle persone che si prendono cura della terra, cura degli spazi urbani, verdi rurali, eccetera, che non sono retribuite nemmeno dal punto di vista aziendale, che pure lo fanno. Penso, per esempio, tra le tante categorie, a quelle contadine che sono tali, ma che non hanno certo un'azienda, perché ovviamente magari il loro appezzamento di terra è molto piccolo, i vari orti, eccetera, eccetera, lo fanno sommandolo al lavoro di cura, eppure insomma questo è un lavoro che non viene riconosciuto. Considerato che il Covid è la diretta risultanza
di un pianeta malato dal punto di vista ambientale, chi si occupa di terra lo fa in chiave agroecologica, lo fa in chiave nel rispetto ovviamente di sono gli equilibri degli ecosistemi, gli deve essere riconosciuto anche un reddito. In Europa questo tema, insomma, è poco dibattuto, in Italia non esiste. Quindi non se ne parla affatto. Quindi potrebbe essere uno stimolo cominciare proprio da questa cosa, ripeto, attraverso un primo approfondimento. Io chiudo dicendovi semplicemente che allora, le donne hanno bisogno, lo ripeto, di riappropriarsi di questi spazi e lo devono fare da sole. Perché io penso che sia assolutamente importante, nonostante la buona predisposizione dei compagni e delle compagne che hanno attraversato tutte le nostre esperienze, eccetera, ma che questa sia l'occasione per un'autoconsapevolezza, che è molto diverso dall'essere continuamente accompagnate da figure maschili che non capiscono fino in fondo che cosa significa essere oggetto di infantilizzazione continua, di violenza continua e di subalternità. Quindi io sono molto grata a tutti voi per questo spazio in cui si è parlato di questa cosa, di cui noi dobbiamo, non è assolutamente definitivo, queste sono solo proposte. Vanno discusse con le altre e dobbiamo capire come farlo. E vi sono molto grata anche che in seno ad Altra Agricoltura si sia potuto parlare di questa cosa, perché io non penso che se ne parli in altri contesti, dal punto di vista contadino. C'è un femminismo urbano molto spinto e movimenti di non una di meno. Questo parlo in Europa, chiaramente, e nel Sud America chiaramente è tutto un altro fatto, è un'altra cosa ancora. Però qui non se ne parla, quindi che se ne parli dentro Agricoltura mi sembra un ottimo risultato. Grazie. Bene, chi interviene? Rosetta, Teresa, no, ma Marco. Marco, vai. Allora, faccio una cosa, un attimo. Siccome ho seguito l'intervento con molto interesse, no? Magari avremo modo di conoscersi, per cui non perdiamo troppo tempo a sapere chi sono. Però una cosa che stiamo facendo, è questa, fondamentalmente. Se Gianni l'ha già detto, no? C'è questo blog che noi stiamo cercando che è partito, che segue praticamente l'evento e poi avrà il suo sviluppo. E avrò il suo sviluppo, lo vedete, no? Sul sito adesso, no? Lo vedete voi in diretta? Sì. Ok. Per cui di fatto cos'è che stiamo facendo? Stiamo costruendo degli articoli che seguono ciascuna sezione, no? Dentro questi articoli cerchiamo di accumulare il materiale, no? Stiamo cercando di accumulare il materiale. Siccome poi fondamentalmente questo qua rimane praticamente come elemento costitutivo di quello che stiamo facendo, mi veniva in mente adesso, seguendo praticamente l'intervento di, come si chiama, di Miriam, no? Giusto? Seguendo l'intervento di Miriam, se il testo che praticamente deve accompagnare il di fatto questo documento, cioè questo momento, lei avesse voglia di scriverlo oppure ci dà un'elaborazione del testo che manda o altro, sarebbe un esperimento molto interessante perché l'idea di fondo è di arrivare ad avere una redazione diffusa. Per cui, avendo una redazione diffusa, perché questo qua è diciamo che è uno strumento che diventerà complementare oppure un'altra forma di distribuzione accanto alla radio. La radio ha dei meccanismi completamente diversi. Qua abbiamo dei meccanismi, diciamo, più legati al testuale, alle immagini o altro, e per cui fondamentalmente costruire questo percorso dove qualcuno pone un tema, come avete posto stamattina, l'abbiamo registrato, e per cui poi comparirà il video della registrazione, e per cui abbiamo un metodo di fruizione tramite video, però abbiamo bisogno anche di un posizionamento tramite testo. Per cui, siccome di fatto è stata fatta questa presentazione molto corposa, no? Da parte di Miriam e d'altro canto viceversa molto riassuntiva perché non volevo occupare lo spazio. Se tu fai un testo, scusa il tu, se fai un testo che pone il tema chiaramente in accordo tra di voi e riesci a farmelo avere in giornata, e qua mi picchierai, no? Perché in giornata? Perché noi vogliamo che, e
gli articoli seguono praticamente il flusso. Cioè il mio sogno è che chi arriva dopo, anche se non ha partecipato alla riunione di adesso, possa sapere cosa è successo. Ok? E per questo stiamo facendo tutto questo lavoro dell'altro. Io mi sono permesso, non avendo foto e sentendo che cosa tu stavi dicendo, di metterti come foto un'assemblea dove le donne di Via Campesina sono la maggioranza. È un'assemblea di Via Campesina, è un congresso di Via Campesina dove si vedono più donne possibili. Non volevo molto formalizzare. Anche prima sui comuni, ad esempio, se avete visto, io al volo ho costruito un articolo che è un contenitore. Come immaginate, tutto quello che ci viene in mente, succede in questi giorni sul tema, viene messo lì dentro. In modo tale, cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a risolvere il problema della diacronia, no? Perché fondamentalmente c'è un tempo che si muove, che è quello dell'evento, no? Ci sono le persone che stanno partecipando, no? Non tutti hanno lo stesso tempo, lo stesso ritmo, alcuni lo so, guardano di notte perché di giorno lavorano, no? Per capirci, no? Alcuni amano il testo, alcuni amano il video, no? Sì. Se noi riusciamo a costruire che ogni volta che succede qualcosa lo riempiamo, no? Anche quelli che non ti hanno sentito adesso, magari tra 4 ore, possono percepire la cosa. Poi si spera che da domani riusciamo anche a far partire la rete, che è un po' più complesso, però intanto sto lavorando sull'interno. Scusate l'intervento, ma sentendoti parlare era troppo ghiotta, scusa la battuta, era troppo ghiotta l'occasione, no, di non farti scrivere qualcosa. No, io condivido assolutamente. Un testo Giocello modifico per un blog, diciamo, insomma, rendendolo un po' più generale anche. Poi, se per te va bene, tanto poi vedi tu, insomma, se è congruo con quelle che sono le esigenze. Mando la Gianni o Katia, che hai relazione, e poi loro me lo fanno avere. Va bene? Benissimo, grazie mille. Posso dire a voi quando spegne la registrazione? No, andiamo avanti invece. Katia. Allora, posso io intervenire? Sì, scusatemi l'assenza. Allora, ho sentito, ovviamente io faccio parte anche del collettivo che con Miriam abbiamo costituito e quindi Miriam ha espresso molto bene quella che è l'idea di fondo e quella che si sta anche costruendo in itinere, perché non c'è una base già certa che vogliamo offrire alle altre, ma anzi vogliamo costruirla insieme. E quindi chi si aggiungerà in questo percorso è ben accetta proprio nel proporre, quindi nel darci spunti di riflessione o anche accendere fari su quello che Miriam ha detto, su quelli che sono poi anche i punti in comune che dovremmo avere e che Miriam ha ben definito. Ovvio che per noi il documento di Via Campesina è quella al quale noi ci siamo allineati, da cui siamo partiti, che parla di un femminismo di donne rurali e quindi di una identità di cui noi donne siamo ancora alla ricerca, nel senso che dobbiamo essere noi stesse a prendere coscienza di questo e a trasmettere poi fuori, perché il problema è sostanzialmente anche il nostro, cioè la capacità che abbiamo di parlare, di voler parlare e di farci ascoltare. Proprio stamattina ho letto sul giornale un altro accaduto qui a Barile di un altro femminicidio. Cioè, il problema è che anche nelle aree rurali, che forse sono quelle meno ascoltate o forse anche quelle meno raggiunte, scusatemi, noi donne occupiamo uno spazio marginale, e se poco come in passato con altra agricoltura, Comitato Terre Ioniche, ci siamo occupate facendo nostra la vicenda di Angela Ferrara, che ha lasciato un bimbo, ci dice come alla fine le aree rurali hanno bisogno di megafoni e le donne devono svincolarsi da questa condizione di subalternità.
Qui da noi è ancora più pesante, ma penso che tutto il sud abbia comunque, non c'è un paese diverso, cioè tutto il mondo è paese, si dice, e quindi ma anche nelle città è. Il fatto di essere sempre, di avere degli stereotipi a cui noi dobbiamo per forza, dobbiamo per forza adeguarci, la donna perfetta, la mamma perfetta, il fatto di far da mangiare, e se poco poco vuoi fare qualcos'altro non lo puoi fare. Ecco, quindi questo è uno degli aspetti per cui a me personalmente, che non sono una contadina, ma che ho attraversato trasversalmente il movimento per diversi ambiti e per diverse funzioni che mi si sono state date, diciamo questo definisce ovviamente il mio ingresso nel collettivo, ma tante altre cose. Quello che vorrei dire è che domani ho sentito molto spesso parlare di comunicazione, di necessità di linguaggi e del sapere come parlare, cosa dire, quali punti portare all'attenzione. E quindi la comunicazione è un aspetto fondamentale che emerge da tutti i nostri focus dei nostri seminari. Domani partirà una 2 giorni, per me è importante che ci fossero tutti, che riguarda l'ASA, l'Associazione per la Sovranità Alimentare. Cos'è? È un cappello che noi vogliamo mettere, che vogliamo dare trasversalmente a tutti i movimenti, sindacati, e che ha degli strumenti, tra cui la radio è uno di questi, il sito che Marco ci sta aiutando a confezionare e ci sta dando anche elementi su come si fa, è un altro strumento. Perché la formazione, in primis nostra, perché dobbiamo capire cosa vogliamo dire, come lo dobbiamo dire, e quindi interna tra di noi, ma anche fuori, cioè da dare alle nuove generazioni, far capire ai ragazzi che se io sono un uomo e sono un ballerino posso farlo, non perché la mia mascolinità è inibita, così come se una donna vuole fare il trasportatore lo può fare, cioè capire che cosa si può dire, oppure quindi formazione, comunicazione, sono elementi importanti, ma anche ricerca, perché Stefania ha dato un indirizzo, Stefania Barca ha parlato di reddito di cura, cioè un elemento che può essere, che deve essere secondo me utilizzato in un contesto come questo, soprattutto quando una pandemia come quella del Covid ci isola, ci rende, ma nello stesso tempo ci permette, come ci sta permettendo, di venire a contatto con tante realtà e con tante figure che con le quali in empatia ci ritroviamo, ma anche a livello di pensiero. Io vedo Rosetta qui, lei è una delle donne che, ma anche Maddalena, loro sono entrate e hanno, Rosetta, parlo di Rosetta perché ha condotto la battaglia per le donne rurali in Sicilia, per le vendite all'asta, quindi in prima persona Rosetta ha partecipato, ci ha messo la faccia, ha condotto un'esperienza di lotta, Miriam lo stesso, cioè siamo donne che abbiamo deciso di uscire fuori, nel bene e nel male, etichettate spesso perché lo facciamo, mi viene in mente, ma forse nella lotta che abbiamo fatto per il ghetto della Felandina, nella lotta con le istituzioni, in un convegno di scontro con le istituzioni sono state etichettate 2 donne, quando c'era un'intera assemblea, io una di queste, in un'intera assemblea che diceva le stesse cose che dicevamo io e la mia amica Nadia, l'istituzione si è scagliato contro di noi pensando che noi eravamo l'anello più debole. Quindi le donne sono in qualche modo quelle che devono sempre dimostrare qualcosa di più, devono sempre lottare 2 volte per vedersi riconoscere, anche in famiglia, lo stesso diritto a fare delle cose. E quindi condivido con Miriam che c'è necessità proprio di
strutturarci, di costituire un documento fondativo che dica 1, 2, 3, cioè dei punti, e su cui punti che poi diventino comuni per tutte le donne che decidano di intraprendere questo percorso insieme a noi. Ed è un percorso aperto proprio perché scegliamo di, cioè chiediamo alle altre di darci spunti che ovviamente possano integrare il nostro lavoro. Ecco, qui io la volevo finire qui. Posso intervenire, Katia? Posso intervenire? Vai, Maddalena. Mi è venuto in mente la battaglia di Decimo Puz quando io partecipavo, perché ho partecipato così per caso, perché anche noi avevamo sempre con quella questione della 2080, no, della 48, e quindi ero andata per sentire che cosa stavano facendo, solo che noi avevamo pagato tutto con gli interessi, cioè ci aveva spolpato per bene la banca. E quando io però, dopo che avevo già pagato, già finito tutto, io continuavo ad andare, e gli altri mi dicevano: ma tu che cosa ci fai con loro? Ecco, io non riesco, non sono mai riuscita a capire perché la gente deve etichettare, che poi erano 5.000 aziende che erano nelle stesse condizioni, chi aveva pagato e chi non aveva pagato, ma tutti avevamo lo stesso problema. L'etichetta, cioè che io non ci facevo, io meno male che avevo mio marito dalla mia parte, che lui non veniva alle riunioni, però mi vedeva talmente presa da questa cosa che io, cioè, andavo perché mi erano entrati nel sangue tutti quelli di Decimo Puz. Però il fatto che qualcuno ti etichetti, che cosa ci fai tu con loro, penso a te, Katia Ali alla Ferrandina, come è stato. Va bene, Katia sta facendo un lavoro di cura, peraltro. Eccola qua, è tornata. Allora, ci sono interventi? Io, se posso, ma quando gli altri però insomma sono intervenuti, volevo riprendere quello che ha detto Katia, però vorrei allora che altri parlassero. Facciamo, no, io sembra opportuno che concluda Emilia, che l'ha aperta questa discussione e poi la conclude. Forse Stefano e Tano vogliono dire qualcosa? Stefano e Tano, volete intervenire? Tano. Sì, vabbè, che dire, vedete, sminuirei quello che ha detto Miriam, che ha detto Katia, che ha detto dicendo che siamo consapevoli che c'è nella società insomma un grande problema, che è anche quello della donna. E voglio dire, io mi spiazza un po' sta cosa, perché guarda, Miriam, c'è stato un momento che ha detto questa cosa è una cosa delle donne, che sono le donne, perché se no c'è sempre qualcuno che le accompagna. Io non lo so se lo posso fare con in diretta. Vorrei fare una proposta a Miriam. Io vorrei che lei accompagnasse noi nella costruzione del nuovo soggetto sindacale che stiamo costruendo. Io vorrei fare la proposta a Miriam che entrasse nella dirigenza del nuovo soggetto sindacale, per essere lei a condurre noi. Non so se per condurci a vicenda da questo punto di vista. Posso, il mio intervento lo chiudo qua, perché, ma cos'è, si sente male? C'è qualche problema? C'è qualche, sento? Sì, c'è un po' di ritorno. Sì.
Boh, è perché forse c'è qualche microfono acceso, non lo so. Non... Vabbè, quindi io posso solo dire questo, è che colgo tutte le problematiche che diceva Miriam, Katia, che dice la parte femminile di questa, che tante cose le ho vissute, le vivo, c'è una consapevolezza attiva dal mio punto di vista, e questo credo che stia dentro il percorso, il processo di altra agricoltura. Ma voglio dire, però questo vuol dire poco, perché la parte attiva deve essere proprio quella delle donne, non posso essere io a dire le cose delle donne. E quindi ribadisco la proposta che ho fatto a Miriam, e poi non lo so se per me, io la chiudo qua. Fabio, hai da aggiungere qualcosa? Ti sentiamo Fabio, basso. Fabio, la voce, sei bassissimo, non ti sentiamo. Sei basso. Sei molto basso. Niente, non lo sentiamo. Fabio, non ti sentiamo. Così va meglio? Sì, adesso sì. Allora, no, molto velocemente, abbiamo un problema, diciamo così, abbastanza simile, quello almeno che è uscito fuori stamattina, appunto a proposito dei fruitori. Abbiamo parlato appunto di un grande lavoro di rivoluzione culturale che c'è da fare per avvicinare il mondo dei fruitori, cioè gli ex consumatori, insomma, siamo in una fase di transizione etimologica, quindi cerchiamo di capirci, e il mondo dell'agricoltura. Chiaro che lì il problema del cosiddetto lavoro di cura, del femminile, di tutti i punti che sono stati affrontati si ripresenterà. Siamo ovviamente a carico anche di questo alla terra, però è chiaro che lì bisognerà anche pensare a qualcosa, perché io credo, proprio nelle chiavi in cui sono state dette, che il vettore di questa, chiamiamola rivoluzione, di questo cambiamento, dovrà essere proprio la figura femminile, al di là dei dati, insomma, sui casalinghi o non casalinghi. Però è evidente che da lì passa anche un ragionamento che bisognerà affrontare. Ok, allora io dico intanto un saluto a Caterina dalla Grecia che si è collegata e un saluto anche a Mauro che si sono collegati. Io direi che forse la parola, Katia, se sei d'accordo, può tornare a Miriam. Sì, certo che sì. Sì, Fabio, non si sente? Ok, Sì. va bene. No, allora io volevo riprendere da un punto. Noi in una delle trasmissioni con Fabio, Gianni, che abbiamo preparato insieme, ci siamo ritrovati a parlare da Gisa Nicolai, che era la ricercatrice in Scienze Agrarie dell'Università di Portici. Quindi in Campania, che era stata. Riprendo perché in questo momento mi è arrivato il messaggio di questa mia amica ricercatrice, c'è una fiaccolata
per domani in sua memoria, e quindi mi faceva piacere dirlo in questo contesto, insomma, che Adalgisa non sarà dimenticata e che quindi, insomma, vedrò di partecipare se riesco fra il lavoro e le mille cose di questo momento. La seconda cosa, che io penso che Kate abbia detto una cosa meglio di me, è che sia importante riprenderla subito. Allora, una della metodologia del femminismo è l'orizzontalità. Quando Kate ha detto è una cosa del tutto aperta, lo è seriamente. Cioè, le decisioni si prendono insieme. Il capitalismo è fortemente gerarchico. Il femminismo si propone esattamente l'opposto, di abbattere questa gerarchia che mette le donne tra gli ultimi posti, e quella di proporre metodi di stare insieme, relazioni altre, come dicevo io, che siano basate proprio sull'orizzontalità delle decisioni e una partecipazione quanto più larga è possibile, con dei tempi che forse sono un attimino anche diversi da quello che ci si aspetterebbe, perché la velocità è un'altra, ovviamente. Mi rendo conto che nel mondo in cui siamo immersi siamo tutti costretti a fare le cose con incredibile velocità, però ci si deve prendere anche il tempo di consentire a tutte, in base a quello che è il carico di lavoro che abbiamo, di partecipare, insomma, a determinati contesti. Quindi io questo la porrei proprio come nota, diciamo così, a margine. La terza cosa che volevo dire, vabbè, era riferimento a Tano, parliamone tranquillamente. Io stamattina ho fatto anche una telefonata, insomma, a Gianni, quindi ci siamo un po' parlati. Chiaramente, insomma, ripeto, è un insieme, non c'è assolutamente nulla di diverso di questa parola, insomma, che va discusso. Era sulle donne, ovviamente, che c'era il problema di riprenderci un po' il nostro ruolo, anche perché Fabio ha usato, nelle poche cose che sono riuscita a sentire, perché non sentivo nulla, la subalternità di tipo culturale dell'agricoltura, che si accompagna, ovviamente, lo diceva Katia prima, a quella rurale, delle donne in agricoltura, insomma, in determinati contesti di marginalizzazione, che guarda caso sono sempre quelli delle campagne, guarda caso. Quindi, come la devastazione ambientale, quella del prettamento, ma quindi noi viviamo nei contesti più schiacciati da ogni punto di vista, quindi da ogni punto di vista dobbiamo riprendere in mano la situazione e andare avanti. Quindi io la chiusura la lascerei su questo, cioè esattamente sulla capacità che dobbiamo avere di rimanere insieme nell'approfondimento della tematica strettamente femminista, che pone, secondo me, delle note metodologiche molto interessanti, che ci fanno entrare dentro il capitalismo, nella comprensione di quello che significa davvero il capitalismo, al di là di quelle che sono relazioni economiche, ed entrare dentro quelle che sono le relazioni personali di genere e cercare di scardinarle poi, da partire da questo punto, per arrivare poi a quelle che sono le varie situazioni che noi gestiamo dal punto di vista dell'agricoltura. Ok, penso che... Allora io dico che abbiamo chiuso? Sì. Io dico che abbiamo chiuso, spero, aggiungo solo una nota, non aggiungo nulla a quello che è stato detto, mi piacerebbe se riuscissimo prima di venerdì a trovare il modo, il tempo di fare una discussione simile sui giovani. Ci stiamo provando, sono 3 giorni, devo dire la verità, che hanno un altro linguaggio, altri tempi. Avevamo puntato sul protagonismo di uno di loro che ci avrebbe dato un contributo. Il protagonismo di questa persona, tra l'altro, è limitato, come accade ormai, ahimè, purtroppo, ha ragione Miriam quanto ci richiama la concretezza dei tempi cui siamo legati. Peppe, che darebbe volentieri un contributo, ora vediamo se riusciamo a costruire il suo ingresso in questa dinamica. È un giovane agricoltore di Vittoria, che agronomo, che fa i conti con la crisi e che dalla notte fino a tardi si spezza la schiena per tentare di gestire una serra in cui ci sta rimettendo la sua giovinezza in qualche maniera. Quindi vediamo se riusciamo a recuperare un contributo intanto suo, che ci permette di fare anche qui fino a domani e dopodomani un punto. Magari domani sera, Tano, che c'è la
l'atto costitutivo della rete, se in apertura riuscissimo a fare prima di questa cosa, diciamo un po' un punto, un focus di mezz'ora su questa cosa, sarebbe comunque un atto importante. Io dico comunque che è chiuso qua. Io interrompo la registrazione. Sì, grazie.